Signor Presidente, grazie. Intervengo sugli ordini dei lavori per anche informare i colleghi che il testo del decreto, che credo sia oggi in approvazione al Consiglio dei Ministri riguardando le aperture, così diciamo in generale questo è l'argomento, presenta il fatto che in zona gialla potranno riaprire, e c'è anche la scansione dei termini e dei tempi, fin dal 15 di maggio le attività sportive, fra le altre, all'aperto. Dall'1 giugno viene indicato che possono aprire le palestre insieme ad altre molteplici attività, tutte al chiuso, le palestre al chiuso. Non c'è menzione assoluta per le piscine al coperto. Tutto questo lascia veramente perplessi, in quanto era stato indicato anche dal Presidente Draghi come bisognava cambiare sistema, dare delle date certe, dare agli operatori economici, in questo caso agli operatori sportivi, delle date certe. Ora, è chiaro e evidente che durante l'estate i cittadini potranno andare a fare il bagno al mare, nelle piscine scoperte e quant'altro, e fare attività ludica, sportiva, motoria all'aperto. Non si capisce come mai siano indicati i tempi delle aperture, delle scuole, del trasporto pubblico, delle attività termali, degli alberghi, dei cinema, dei teatri, e viene dimenticato, spero solo dimenticato, ma non credo, le piscine al coperto. Ora, in Italia ci sono circa 4 milioni di cittadini che frequentano le piscine in maniera non solo agonistica ma in ambito ludico. È chiaro e evidente che tutto deve essere, diciamo, attivato e praticato in sicurezza, in quanto siamo in un periodo, di, pandemia, ma, tutto deve essere equipollente alle varie categorie di rischio. Non si comprende come alla presenza di qualche migliaio di litri di acqua clorata possa essere interpretato, non so chi del governo o dal CTS, non lo so, che ci siano dei rischi superiori a quelle di altre attività, e tutto questo appare incomprensibile. Non si comprende come, termino Presidente, all'interno delle scuole i bravissimi maestri, professori, bidelli, dirigenti scolastici possano garantire le distanze e quindi l'incolumità al virus, e questo non possa essere previsto all'interno delle piscine coperte, dove la tutela, il controllo e la verifica è completamente garantita. È chiaro e evidente, siamo in un momento di difficoltà, è chiaro che in un impianto dove possono entrare 100 persone sarebbe corretto che ce ne sia un numero inferiore, si possono aumentare i ricicli dell'aria, si può fare tante cose come la Federazione Italiana Nuoto, e non soltanto la Federazione, ha già indicato. Per cui, Presidente, io le chiedo se può appunto prevedere la presenza del Ministro alla Sanità o qualche suo sottosegretario per poter dare risposta a questo che è un grido di allarme di centinaia e centinaia di migliaia di operatori sportivi. Grazie.